L'ha presente quando casca un ponteggio metallico? Boom! A quella maniera. E poi si vede il lampeggio delle macchine. Ancora sangue sulle strade dell'Aretino, ancora uno schianto fatale nel quale ha perso la vita un 33enne. È successo ieri sera lungo la circonvallazione di Terra Nuova all'altezza del bivio per Poggio Orlandi. L'uomo era alla guida di un Audi A6 quando l'auto, uscita fuori strada, ha urtato il guardrail e il muretto che delimita la strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Il 33enne è stato estratto dai pompieri dall'abitacolo. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. Le lesioni purtroppo erano troppo profonde. Il giovane è morto poco dopo. Pericolosa questa strada. Tanto perché è quella. Vedi? Guardi la macchina lì. Quella è la corsia di sorpasso. La pigliano per corsia di sorpasso, in realtà è quella che dovrebbe servire a noi per immettersi. È una strada che la curva tende, è una curva un po' in salita, tende a buttare fuori, no? Quindi si leva forte. Spetterà adesso ai carabinieri esaminare la dinamica e ricostruire le cause del terribile impatto. Nell'incidente non sono state coinvolte altre persone. In meno di 3 anni è il terzo incidente mortale che si verifica lungo la circonvallazione di Terra Nuova Bracciolini. Dal 27 gennaio è il quinto incidente. Due molto gravi, fortunatamente il precedente non ha... Il conducente si è fatto solo dei graffi e è andata bene. Ieri sera è andata così, poi c'è stato dei incidenti più piccoli, ma insomma